Questo è un reato associativo che invece avviene sul web, cioè queste persone che sono state alcune arrestate, altre continuano ad essere indagate, ecco, posizionavano sul web, sul cloud, sulla nuvola, queste date, queste immagini, queste filmate, di cui poi usufruivano scambiandosele tra di loro. Abbiamo individuato circa 1 milione di immagini, ma sicuramente ve ne saranno molte di più. Questa attività compiuta dalla Procura e dalla Polizia Postale veramente fa luce su uno scenario davvero impressionante. Bisogna però riconoscere che noi, in particolare la Polizia Postale, va di pari passo, andiamo di pari passo con l'evolversi della tecnologia.